siccome sono giù di corda, però appena ti guardo mi si illumina il cuore. Tranquillo, vorrei ci sono che tu io facessi per me l'introduzione. Siamo qua alla festa di Eva 3000 per i 65 anni. Del direttore o della rivista? Di tutte e due. E dopo queste difficoltà tecniche si parte questa sera al Gioia 69, che già dal nome dell'occhiale è tutto un programma. Sono qui col direttore del mensile o settimanale. Eva 3000 e VIP. Eva 3000 e VIP. Sì. E alla mia destra una bellissima donna che ha fatto mammoni, ma lei non è una mammona. Esattamente, proprio il contrario. Il direttore di Eva 3000, che cosa fa qui stasera? Sarebbe una domanda banale, però so che parte una serie di serate dedicate anche al giornale. Sì, tutti i giovedì il Gioia 69 sarà teatro, sarà palcoscenico di serate VIP. Le abbiamo chiamate bollicine VIP proprio perché volevamo mettere insieme questo divertimento, questa voglia di stare insieme con personaggi celebri, ma anche con persone comuni che hanno appunto questa voglia di passare una serata spensierata all'insegna del divertimento, del gossip, della chiacchiera e dello star bene. Tu comunque, in sostanza, a parte aver fatto mammoni che ti ha dato comunque la notorietà, e prima cosa facevi? Ma io ho sempre avuto, io mi sono laureata all'Accademia di Belle Arti, quindi ho sempre avuto una grandissima passione nell'arte e ho aperto un atelier di quadri che si chiama appunto Art Factory Luxury e realizziamo dei bellissimi quadri molto lussuosi. Ecco il senso dell'esposizione di stasera. Esatto, esatto, abbiamo realizzato proprio questo, con tutta la nostra passione, la nostra creatività, un bellissimo spazio dove ritrovarsi, però in un'armonia molto lussuosa, molto. Rappresentiamo le Marilyn Monroe. Secondo lei, oggi, attualmente, chi potrebbe essere Marilyn Monroe fra le nostre VIP? Vabbè, la mitica, la sola che gli può arrivare dietro è la Valeriona Nazionale, la Marini. E non smentisce mai. Ma no, ma scherziamo, dove c'è lei c'è gossip, dove c'è lei c'è stile. Lei è in grado di creare il gossip. Lei è il gossip, guarda, si è sposata a maggio ed è stato un evento clamoroso. Adesso solo Belen è riuscita a oscurare in parte quello che è stato il suo matrimonio, ma parliamo di Belen, quindi parliamo veramente di una fuoriclasse contro una fuoriclasse. Arte a parte, parliamo di te come persona fisica, cioè come possibile futura VIP, dove ti vedresti collocata? Ma dipende, sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa di intelligente in televisione. Adesso intelligente direttore. Sì, 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 sì. Finalmente. Non è facile, però diciamo che mi piacerebbe non apparire come una persona, diciamo, una persona un po' diversa, piena di, magari di cultura, di professionalità, come appunto come noi ci proponiamo con il nostro atelier. Quindi sarebbe bello coincidere tutte e due le cose. Un fatto di cronaca attuale: sono stati inquisiti 5 dirigenti di Equitalia Esatri perché in sostanza falsificavano i dati ed incassavano delle tangenti. Lei cosa ne pensa e cosa farebbe? Quello che farei a una di queste persone, tanto per cominciare, a guardare negli occhi e capire perché, chiedere loro perché. Che cosa penso di questa gente? Penso che si tratti di un fenomeno, di un caso che è figlio del momento che stiamo vivendo adesso. Difficoltà, voglia di comunque trovare un escamotage per tirare avanti. Nessuno scrupolo a fregare il prossimo in un momento in cui il prossimo è il primo a essere in difficoltà. Lo trovi giusto o ingiusto? Ma dipende. Non riuscirei neanche a dare una risposta proprio effettiva. Allora, prima di tutto non li metterei neanche sulla griglia di partenza, li farei partire eventualmente dai box per ultimi. E poi ti devo dire che comunque mi fa piacere che non solo nello sport ma anche nella vita si inizino a applicare i regolamenti. Non mi sembra giusto, ovvio che vengano licenziati, limitati nel loro futuro e che i soldi che hanno preso li devono restituire. Questa è la cosa importante. A fondo benefico. Va bene, ci sono tanti bimbi, tante persone che hanno bisogno, i soldi che hanno preso, non dico rubato, ma preso indebitatamente, li devono restituire.